Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stavolta non sono da solo, c'è Giuseppe con me. Ciao. Lo sto portando alla Grotta dei Calabroni. Qualche tempo fa ho passato la notte in questa valle, all'interno di una piccola grotta dove la notte sono stato aggredito da uno sciame di calabroni attirati dalle mie luci artificiali. Il video ve lo lascio come al solito in schermata finale, se non l'avete visto andatelo a recuperare. Siccome è un posto molto bello, molto selvaggio, ho deciso di portarci Giuseppe, che è venuto a trovarmi per fare un'uscita insieme. Abbiamo fatto un passamano micidiale per attraversare il torrente e là in fondo Giuseppe ha ripreso tutto. Là in fondo c'è la sua videocamera che sta ancora riprendendo. Adesso lui deve andare a recuperarla e sta mettendo un po' di sassi per non cadere nel fiume tornando indietro, perché come io già te, mi so già mi sono battezzato il piede per tra un passaggio e l'altro. Abbiamo raggiunto la grotta e dato una sistemata al terrazzamento, al braciere. Alcuni sassi che avevo posizionato l'altra volta erano franati e rotolati un po' più giù. Giuseppe ha portato una pala, quindi stavolta ho lavorato molto più comodo e molto più in fretta rispetto all'altra volta in cui avevo utilizzato dei bastoni. Abbiamo raccolto un po' di legna, adesso la tagliamo e accendiamo il fuoco per prepararci il pranzo. Thank you.
Mi fai qualche altro pezzetto come questo? Qua. Questo ti piace o è troppo lungo? Le due. Ma questo... Questo è asciutto. Asciutto? Sì. Riesci a spaccarmelo... Con la pala o col coltello? No, col coltello. Sì. Riesco. Abbiamo avuto qualche difficoltà ad accendere il fuoco perché in questi giorni ha piovuto e la legna è tutta fradicia, però alla fine ce l'abbiamo fatta. È bello essere in due in questi momenti. Ragazzi, per pranzo ci facciamo le scamorze alla piastra sul pane. Senti, inizio a tagliare il pane, queste scamorze. Ok. Me lo presti il tuo? Tante storie e poi... Ma che, taglia? Senti, taglia. Aspetta che devi prendere anche questo. Ragazzi, guardate che roba. Buono. Thank you.
Ci siamo procurati un po' di legna per la serata, abbiamo fatto due foto e porca puttana. Dicevamo, ci siamo procurati un po' di legna per la serata, abbiamo fatto due foto, Giuseppe ha costruito un treppiede per non spoilerare niente, per cucinare la sua cena, la sua solita cena esagerata e quindi niente, adesso ci avviamo pian piano verso il momento della cena. Allora ragazzi, ho costruito il treppiede alle mie spalle per un semplice motivo. Come cena ho portato circa un chilo di cosce di tacchino e ho deciso di farle cuocere lentamente appese al treppiede, in modo tale che durante questo tempo che cuoceranno faremo altre cose. Ho ancora il letto da sistemare, devo dormire dietro la videocamera in un posto che non è stato ancora livellato, per cui mentre queste cuociono io farò altro, andrò giù al torrente a fare altra acqua. Quindi mettiamo le nostre coscione sul fuoco. Siamo venuti al torrente a fare un altro carichetto d'acqua con la Grail, la borraccia che filtra l'acqua e la rende potabile. Una corsa, stava prendendo fuoco lo spago. Lo bagniamo così continua a cuocersi il mio pollazzo. Qui ci sono i cosciotti di tacchino di Giuseppe e di qua ci sono i miei hamburger, zucca e patate. L'altra volta i calabroni, stavolta questo. Guardate che razza di ragno si annida sul soffitto di sta cavolo di grotta. Ma che è sto posto? È pieno di bestie! Oh, mi cade nello zaino. Oh, hai visto? Cotta. Beh, com'è? Di che so? Le zucche e patate. E tu di che so? Di pollo. Per tagliare non c'è manco bisogno che ci passi l'olio quando arrivi a casa. No, infatti io non lo lavo, è già ingrassato. È direttamente trattato col grasso di tutto il cibo che ci metti sopra. Esatto. È stagionato ormai. Ce l'avevo fatta a far partire sto fuoco. Mamma mia. Mi sto bruciando in fatto. Ah, ci scaldiamo un po'. Abbiamo avuto la meglio sulla legna fradicia. Non hai la scampo. Faccio vedere come mi sono sistemato per la notte. Un sacco a pelo. Oh, aiuto.
dato una culata sulla roccia. Dicevo, ho un sacco a pelo e uno stuino, che dire da battaglia è dire poco. Lì c'è il fuoco, ho messo su un paio di tronchi grossi così dura un pochettino, scoppietta e mi concilia il sonno. Adesso vediamo Giuseppe. Giuseppe si è sistemato un pochino più su, in quest'altra parte della grotta, che come l'hai chiamata? Il buco, l'antro delle streghe. L'antro delle streghe. E quindi che hai fatto? Hai pareggiato un po' il terreno, così sì, stai, dormi però in ora piano. Ho pensato che era inutile pareggiare anche qui, che dove metterò la testa, perché se ce l'ho più in alto è come se avessi già un cuscino. Quindi okay, ora sto scavando. Cioè la testa praticamente la incastri, la incastri in quella rientranza della roccia. Esatto, beh, non proprio lì dentro, però vedi dove butto la terra. Ci appoggerò la testa in modo tale da okay poterti sorvegliare. Oddio, si è spento il pannellino LED. Va bene. Vedi? Dicevi in modo da potermi sorvegliare? Sì, ti proteggo dall'alto. Mamma, che bello. Per una volta non sto da solo e c'ho compagnia. Poi abbiamo una pala, cioè più comodo di così, quando mai puoi fare sti lavori. In questo modo diciamo che dovrei stare appena più comodo. Metto questo qua. Così? Sì. Vabbè, oh, ovviamente avrai il sacco a pelo e il materassino. Sì, sì, sì. Okay. Comodissimo. Vai. Quindi ragazzi, per stasera è tutto. Noi ce ne andiamo a dormire, però voi rimanete là perché ci vediamo domani mattina per sapere com'è andata la nottata. Buonanotte. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, stanotte come prevedibile ho dormito scomodo, però sono stato al caldo e la cosa mi ha stupito. Ho rivalutato il caro vecchio stuino che ho utilizzato per una vita quando ero negli scout, che è spesso pochi millimetri, quindi non è il massimo della comodità, però isola abbastanza bene. In fondo vedete c'è Giuseppe, che ancora dorme nella sua postazione. È stata una nottata tranquilla, ha tirato giusto una leggera brezza che adesso si è fermata. Niente pioggia, niente anche nuvole, stamattina è una bellissima giornata. Incredibilmente il fuoco ancora va. Ci ho buttato sopra due pezzettini giusto per ravvivarlo un po'. Così adesso quando Peppe riprende conoscenza possiamo preparare qualcosa di caldo per colazione. Giuseppe che è andato giù al torrente a prendere un po' d'acqua con la grail. Ci prepareremo un tè. E poi abbiamo del pane, scalderemo delle fette di pane e ci spalmeremo sopra un po' di burro di arachidi. Pane con burro d'arachidi con spalmino improvvisato. Mmm.
ci voleva. Mi sono svegliato con una certa fame stamattina. Il pane col burro d'arachidi ce lo siamo spazzolato in 30 secondi. Ora ci beviamo un pochettino di tè. Ah, scotta. Sì. Te che c'hai che mi arriva una zaffata di profumo? Mango e limone. Tè bianco con mango e limone. Io vado sul classico. Earl Grey. Bear Grylls. Ragazzi, stiamo lasciando la grotta per tornare a casa. E anche stavolta è stata un'avventura. Ce ne siamo venuti in questo posto sperduto per goderci un po' il contatto con la natura. Ci siamo scaldati con il fuoco, abbiamo cucinato, abbiamo dormito sotto le stelle. È stata una bellissima esperienza, esperienza che come al solito io e Giuseppe vi consigliamo di fare. Ovviamente non dovete fare esattamente quello che facciamo noi, anche perché siamo due pazzi, però comunque vi consigliamo di passare del tempo all'aria aperta, perché lo dice il dottore, perché è un bel modo per godersi la vita, giusto? E soprattutto meglio se in compagnia, perché come dice il nostro grande maestro, sì, la felicità è reale solo se condivisa. Spero ragazzi che anche voi vi siate goduti questo video. Questa è stata la prima uscita seria, spero che vi siate goduti le riprese, perché questa è stata la prima uscita seria con la fotocamera nuova. L'ho maltrattata tantissimo, ha preso l'umidità, ha preso il fumo, tutto il tempo a pulirla, la fuligine, la polvere. È stato un po' un trauma dover il battesimo della... dover esporre la mia nuova fotocamera a tutto questo, però vabbè, l'ho presa apposta e l'attrezzatura va utilizzata. Oh, attenzione, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime avventure, lasciate un like e un commento qui sotto, come al solito in descrizione trovate tutti i link utili del caso. Un saluto, un abbraccio da me e Giuseppe, è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao, ciao.